Allora, ciao a tutti ragazzi, ho appena finito il turno di notte. Tra le varie domande che mi hanno fatto, ho visto che una domanda me la ripropongono molto spesso e quindi volevo, diciamo così, parlarvi di quali sono i lavori più ricercati in Germania, ovvero da straniero. Qual è il modo più semplice per trasferirmi? Con quale professione lavoro? Allora, innanzitutto, se avete, io dividerei i livelli come sempre, in questo caso, perlomeno in tre. Allora, se avete, prendo il caso più facile, nel caso in cui abbiate una laurea. Allora, se avete una laurea, vediamo un po' perché c'è un po' di sole, è così. Se avete una laurea, diciamo che il percorso, tra virgolette, è abbastanza avvantaggiato, nel senso che essendo una laurea, perlomeno se è una laurea europea, se è una laurea europea, dell'Unione Europea, dovete fare un percorso di riconoscimento che si chiama Anerkennung e in base al vostro capoluogo di regione, solitamente, si inviano lì tutti i documenti e la documentazione. Per molte lauree serve anche l'esame di lingua, ovvero il B2. B1, B2 dipende un po' dalla professione. Ad esempio, nel caso dell'infermiere, che è una laurea, è un lavoro molto ricercato in Germania, ovvero per l'infermiere direi, quasi mi azzarderei a dire, che tempo un giorno, 2 giorni, una settimana potete già iniziare a lavorare, di solito. Di solito. Nel caso di altre lauree, dico la verità, non sono così informato nelle tempistiche. So che comunque bene o male sono ricercati, diciamo, comunque i laureati in Germania e sono pagati solitamente ben al di sopra della media europea. Ora, discorso diverso per quanto riguarda i diplomi. Ragazzi, i diplomi in generale, ve l'ho già spiegato nei video sull'Ausbildung, i diplomi in Germania valgono poco o niente. Poco o niente per un semplice fatto, che in Germania c'è l'Ausbildung e quindi essendoci l'Ausbildung non si può proprio paragonare un diploma di un altro paese con l'Ausbildung. Perlomeno, per la maggior parte dei diplomi non si può fare questo discorso. C'è magari qualche diploma che viene comunque riconosciuto, magari corrispondente in lingue estere o questi tipi di diplomi, magari qualche azienda vi può anche riconoscere. Però quello che io consiglio è di semplicemente di fare un Ausbildung qui appena imparate la lingua. Ora, il caso invece che solitamente, essendo i laureati il 23%, 25% in Italia, se non sbaglio, quindi per il discorso di diplomi l'abbiamo già fatto, possiamo quindi, diciamo, mettere in una categoria quasi chi ha il diploma e chi non ce l'ha, perché alla fine cambia ben poco, come abbiamo detto, a causa dell'Ausbildung. Per le persone che non hanno una laurea, mio consiglio personale sono due. 2/3 i lavori da cercare. Uno, ristoranti italiani. So che tanti mi scriveranno no, il ristorante italiano no, ho avuto brutta esperienza, ho avuto questo, ho avuto quello. È vero, spesso si sentono queste cose. Alcuni magari tenderanno a sfruttarvi, però, e ve lo garantisco perché in due casi ho trovato lavoro a paio di amici, in ogni caso, o meglio, ho trovato lavoro ad un amico e ad un altro so che ha trovato lavoro in Germania così. I ristoranti italiani, qual è il vantaggio più grande? Che non avete il problema dell'alloggio e se non sapete come trovare un alloggio vi rimando al video consigli utili per la Germania, dove lì spiego qual è il problema di trovare un alloggio in Germania. Non avete la problematica,
all'inizio dei documenti, perché fanno tutto loro, e potete già iniziare a guadagnare dall'inizio, potete già iniziare a guadagnare e a mettere soldi da parte. Com'è solitamente il lavoro nei ristoranti italiani in Germania? Solitamente va dal martedì alla domenica, lunedì libero, si fanno tante ore, quello sì. Solitamente è diviso l'orario di lavoro, mattina e sera, cioè mattina pranzo intendo, e sera, si fanno dalle 9, 10, 11, 12 ore di lavoro. Però, dall'altro canto, non dovete pagare un alloggio, non avete costi per il vitto e, cosa importante, gli stipendi vanno dai 900 ai 1200-1300 euro se fate l'aiuto in cucina, lavapiatti. Se fate il cameriere, considerate che avete anche le mance e non sono pochi soldi, soprattutto in ristoranti grandi sono anche molti molti soldi. Se fate cuoco, pizzaiolo, allora gli stipendi iniziano a diventare anche molto molto alti. Considerate, ripeto, che quelli rimangono netti, quindi voi, a differenza ad esempio, uno stipendio di 1000 euro in un ristorante con vitto alloggio è paragonabile ad uno stipendio in Germania di 2200-2300 euro. Perché se voi tenete presente che dovreste pagare 500 euro magari di affitto, 200 di bollette, 200 di benzina per spostarvi e così via e così via, più il mangiare, capite bene che forse superiamo anche i 2200-2300 di valore dello stipendio. Quindi, come consiglio personale, il modo più facile, secondo me, è cercare nei ristoranti italiani. Come? Facilissimo, nel senso che su Facebook ogni mezz'ora, ora, ci sono delle offerte nuove. Basta cercare, cercano tantissimo, davvero tantissimo. Si può trovare lavoro, un mio amico ha trovato lavoro in, ma se non sbaglio, in mezza giornata che ha cercato. Ma neanche in realtà, credo in un'ora che ha cercato su Facebook ha trovato il lavoro e adesso lavora lì. Un altro lato positivo è il fatto della benzina, che lì non dovete pagare la benzina, e la lingua, ragazzi, perché lì potete già iniziare a lavorare, a guadagnare, non dovete imparare il tedesco, perché comunque un'altra cosa, quando voi andate in fabbrica e non capite quello che vi dice la persona, non è così semplice, è uno stress in meno. Chiaramente il lato negativo è che si lavora e quindi si ha poco tempo poi per imparare la lingua. Ci sono sempre lati positivi e negativi, però se vi serve un lavoro subito, dovete trasferirvi, non avete magari soldi per la caparra o tante cose per l'affitto, può essere utile. Io lo dico comunque a voi perché è una cosa che magari qualcuno la può trovare utile saperla. Posto numero 3, diciamo così, 2 o 3, adesso non mi ricordo, in ogni caso, è lavorare nella Baustelle. Questo lo fanno di solito tanti dal mio paese, dalla ex Jugoslavia, qui in Germania, ovvero lavorare. Cos'è la Baustelle? La Baustelle è praticamente tipo muratore, comunque nel campo dell'edilizia e nel campo magari delle strade e così via, perché si trova lavoro facilmente e è pagato molto bene di solito, ragazzi. La lingua non ne serve tanta, soprattutto se avete esperienza, tranquillamente andate sui, io parlavo con un ragazzo, sui 30 euro all'ora netti, ma abbastanza tranquillamente. Chiaro, è un lavoro molto pesante e spesso va anche a periodi, nel senso che spesso mi hanno spiegato che può capitare anche che lavori 3 settimane, poi è vero, stai a casa magari 7-8 giorni, però 3 settimane te le fai di fila, dipende un po' da dove trovate. È comunque una possibilità. Potete provare nelle agenzie di lavoro interinali, oppure al job center, ovvero nell'ufficio statale, e provare a chiedere e vedere. In generale, qualsiasi regione voi scegliate di lavoro in Germania ce n'è tanto, anzi bisogna spesso di operai, quindi
comunque bene o male se vi organizzate un po', non è tanto il fatto del lavoro in Germania, anche, ma secondo me la parte più difficile è proprio sistemarsi dal punto di vista dell'affitto, trovare vicino al lavoro. Si spendono tanti soldi all'inizio per la caparra, magari serve un'automobile, e le bollette, tante cose, nel senso. Per questo io quasi, se dovessi scegliere e se non fossi stato infermiere, probabilmente sarei partito nei ristoranti. Perché questo video ve lo dico, lo faccio un po' più lungo perché voglio spiegarla bene questa cosa a chi interessa trasferirsi. Io probabilmente sarei partito nei ristoranti, perché comunque è vero, ci si stanca molto nel ristorante. Chi ci ha lavorato, chi ci lavora, sa che non è facile, sa che c'è tanto da lavorare. Però d'altro canto non bisogna sapere la lingua, ti danno già l'alloggio, pensano ai documenti, Krankenkasse. Vi dico, non è male, perché considerando che non dovete pagare niente, vi rimane netto al mese almeno 1000 euro di solito. Ma anzi, un mio amico tra l'altro guadagna 1600, però lui da cameriere, più le mance, tutto. Vi ripeto, secondo me è il metodo più facile, e in più trovate lavoro in poco. Cioè, se voi mettete su Facebook ristoranti, così via, Germania, offerte di lavoro, ristorante, trovate lavoro probabilmente in poco tempo. Vediamo se si vede qualcosa, perché qui il sole si vede poco, però perlomeno mi sentite, avete capito quello che intendo. Altre cose per il lavoro, e qual è il metodo più facile, direi proprio questo, ragazzi. Questo è il metodo più semplice per trasferirsi. Niente, vi saluto, vi invito ancora una volta a mettere mi piace e a iscrivervi al canale, perché ho visto che le iscrizioni, poi farò un video a riguardo, ma le iscrizioni, cioè quelli che guardano i miei video, il 15% sono gli iscritti, e quindi diciamo così, cerchiamo di alzare piano piano questa percentuale, no? Ok, un saluto e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Spero che queste informazioni siano state almeno per qualcuno preziose. Un saluto, ciao ciao.